Ed eccoci di nuovo in diretta sulle fonti TV con il nostro speciale dirige l'orchestra dedicato al Festival di Sanremo. Finalmente è arrivata la prima puntata della tanto attesa Kermesse, una puntata da record, soprattutto in termini di share. La analizzeremo con l'ospite che ci ha raggiunto in studio, ovvero Antonio Sanfrancesco, giornalista e autore della newsletter Stilettate. Buongiorno Antonio, grazie naturalmente per essere qui con noi. Buongiorno Valentina, buongiorno a tutti i telespettatori, grazie dell'invito. Ecco, Antonio, partiamo naturalmente dall'analisi dei numeri e sono arrivati, ecco, i tanto attesi numeri della prima serata del festival, una serata da record come Amadeus si aspettava, l'aveva detto in conferenza stampa. L'obiettivo era quello di superare il 55% di share, ci è riuscito abbondantemente perché siamo arrivati alla soglia del 62,4%. Numeri così alti non si registravano dal 1995, da quando c'era Pippo Baudo. Un trionfo, ecco, quello dell'Amadeus Quater, almeno in termini di numeri. Poi naturalmente parliamo anche di tutto quello che è successo ieri sera. Hai fatto benissimo a fare il parallelo con il 95 perché era un'altra era televisiva, sono numeri stupefacenti. Se consideriamo anche il fatto che Mediaset quest'anno fa una controprogrammazione rispetto agli altri anni, quindi la concorrenza, appunto Mediaset soprattutto, ha confermato tutti i programmi di punta a partire dal Grande Fratello. Sono numeri stupefacenti di un'altra era televisiva, appunto gli anni 90, gli anni di Pippo Baudo. E a fronte, diciamo, di uno show che ha latitato molto nel ritmo, a mio avviso, nella verve, mancata l'ironia, l'autoironia, si sono sentite la mancanza delle incursioni di Fiorello, però evidentemente l'Italia è tutta davanti al festival e lo ha sottolineato la presenza di Mattarella, perché l'Ariston ormai è una liturgia, diciamo, nazionale, è un selfie della nazione e quindi benissimo ha fatto il Presidente della Repubblica ad essere, diciamo, sul palco, sul palchetto, insomma, dell'Ariston a vedere lo spettacolo. Ecco, Antonio, noi credevamo proprio di arrivare questa mattina e commentare come evento principale della serata la presenza del Presidente della Repubblica, tra l'altro per la prima volta nella storia, Nella con storia. accanto il monologo di Roberto Benigni, l'esaltazione del festival, della Costituzione naturalmente, soprattutto dell'articolo 21, quello della libertà di pensiero e di espressione che si manifesta nella musica. Ma in realtà non è stato quello il momento poi che ha catalizzato la nostra attenzione perché è successo altro sul palco dell'Ariston. Dobbiamo soffermarci quello che è capitato con Blanco, un episodio che è sicuramente destinato a entrare nella storia del festival dopo la famosa distruzione della chitarra di Plastivo nel 2001. Qui abbiamo avuto la distruzione delle rose, dei fiori, e eccolo qua, lo vediamo anche attraverso il contributo fotografico. Lo ha detto Amadeus. Un caso così non si rilevava dai tempi di Bugo e di Morgan, ne continueremo a parlare per un bel po', immagino. Ma tutto fa spettacolo, direi, quindi il festival io non farei, diciamo, non mi straccerei le vesti per questo episodio. Sicuramente Blanco non è i Placebo, non è neanche Peter Gabriel, non è i Dire Straits, insomma, altri personaggi che hanno calcato l'Ariston con delle provocazioni. Appunto, Peter Gabriel nell'83 era aggrappato ad una fune durante l'esibizione e cadde, franò sul pubblico, insomma. Però forse Blanco ha un po' esagerato, ma sui social è stata messa come la generazione Z contro i boomer, francamente mi sembra un tantino esagerato, non ha, forse poteva un po', diciamo, calmarsi, aspettare un attimo, ma lui è molto, diciamo, ad uso anche nei suoi concerti a prendersela con le sedie, insomma, quindi direi una provocazione che ha smosso un po' oggettivamente la prima serata, che è stata molto blanda dal punto di vista del ritmo, dal punto di vista dello spettacolo. Ecco, sicuramente un momento che ha catalizzato l'attenzione del pubblico e della sala stampa, così come un altro momento è stato quello del monologo di Chiara Ferragni, protagonista attesissima non solo per i look, ma anche insomma per il contenuto poi del suo intervento. Diciamo che una lettera, quella dedicata alla se stessa bambina, ci ha lasciato un po' perplessi, ecco, dal punto di vista del contenuto, buona l'intenzione, però l'esecuzione, insomma, diciamo non del tutto sufficiente. Questo è il nostro pensiero, naturalmente vogliamo ascoltare il tuo.
Ma Chiara Ferragni ha detto tutto quello che io non direi mai ad una mia figlia, ecco, sostanzialmente, perché era un trionfo dell'io, dell'egolatria, la me stessa bambina che scrive alla me stessa adulta dicendo credi in te stessa, un continuo io, un continuo parlare su se stesso, peraltro è quello che lei sa fare, non sa sicuramente presentare, lo si è visto ieri che era molto impacciata perché l'Ariston richiede anche una certa professionalità e anche esperienza per calcare una platea così importante e così anche, diciamo, difficile. Però Chiara Ferragni si è dimostrata molto incerta, a mio avviso, sia nella presentazione, il monologo poteva fare molto di meglio, anche magari farlo scrivere o farsi aiutare nella scrittura da qualche autore, perché il messaggio che è passato, appunto, è l'io. Lei peraltro lo fa per mestiere, perché parla ai suoi influencer, veicola i prodotti attraverso la sua persona, attraverso la sua anche capacità, su questo non si discute, però stiamo parlando di un monologo veramente agghiacciante, insomma, siamo ai livelli della Palombelli di 3 anni fa, siamo ai livelli anche di altre che scrivevano le figlie. Per fortuna che in altri anni i monologhi arrivavano quando, diciamo, eravamo in fase REM inoltrata a casa, quindi non li sentivamo tanto. Questa volta, insomma, è arrivato un po' prima, quindi eravamo tutti lì davanti alla televisione. Chiaro, ed è arrivato anche da un personaggio che è al massimo dell'esposizione mediatica, non solo televisiva, ma anche social attraverso i milioni di follower che naturalmente poi ha trasportato, ha trasferito al Festival di Sanremo. E Antonia, abbiamo visto proprio il contributo fotografico, una collage dei look che ha presentato ieri sera Chiara Ferragni. Eccoli qua, li vediamo. Beh, naturalmente con questo ingresso, con questa stola, con tanto di scritta Pensati libera, ma poi naturalmente il vestito, l'abito che ha fatto più discutere, quello del finto nude look, in realtà è un corpo disegnato, quello sull'abito di Chiara Ferragni. Ti chiedo se questo è un look destinato a entrare, a far parte della storia del festival. Sinceramente non credo, perché non stiamo parlando di un look che ha rotto, diciamo, anticonvenzionale o che ha rotto certe liturgie. Siamo nel mainstream, nel senso buono, lo dico dalla parola, ovviamente non con intento polemico. A me, diciamo, è molto piaciuto tra i quattro look l'ultimo in cui è stato unito al messaggio contro la violenza sulle donne, perché lei devolverà il cachet a questa associazione Dire che si occupa proprio sulla violenza contro le donne e quindi l'abito in qualche modo aveva dei richiami a questa sacrosanta battaglia, a mio avviso. Però siamo sempre non c'è l'anticonvenzionalità di altri abiti che nella storia del festival abbiamo visto. E infatti, ecco, io volevo proprio portarti qui, Antonio, nel senso che ti ho fatto questa domanda, se l'abito di Chiara Ferragni entrerà nella storia del festival, perché tu di questo ti sei occupato proprio nell'ultima puntata della tua newsletter Stilettate, andando a rivedere i look che hanno fatto la storia, e lo possiamo vedere anche attraverso, eccolo qua, il contributo ripreso tra l'altro anche da Dago Spia. Beh, qui ci sono dei personaggi che sono indimenticabili. Dalla farfalla di Belen a Loredana Bertè, che è salita sul palco dell'Ariston con il finto pancione, e naturalmente il bikini più famoso, anche perché è l'unico della storia del festival, quello di Sabrina Salerno, fino ad Achille Lauro. Ecco, una carrellata questa che ci dimostra come il festival si conferma non solo il tempio della musica, ma anche il tempio della moda e delle tendenze. Il tempio della moda, sono perfettamente d'accordo, ma anche il tempio delle provocazioni attraverso la moda, provocazioni anche intelligenti, perché appunto molto prima di Lady Gaga nel 2011, Loredana Bertè nel 1986 si presenta con il finto pancione, canta peraltro una bella canzone, Re di Mango, con un attacco molto rocco per il quale Sting addirittura le farà i complimenti, non viene capita, succede un caos. Addirittura la casa discografica le straccia il contratto e la molla proprio perché lei voleva dare un messaggio che la gravidanza, la maternità non è una malattia, molto in maniera anticonvenzionale, però devo dire che fu una provocazione interessante. 2 anni fa abbiamo visto Achille Lauro in varie versioni, per esempio, per stare più sull'attualità, nulla di nuovo, l'aveva già fatto Renato Zero, per esempio, con canzoni mediamente più belle, diciamo, che ricordiamo di più rispetto a quelle di Achille Lauro. E abbiamo avuto la farfallina di Belen, quindi la grande bellezza,
che in qualche modo ammicca nell'essere seducente, nel solcare la scalinata con questo vedo non vedo, in fondo anche lì una provocazione innocente che ci sta. E poi andando un po' a ritroso nel tempo, perché mi sono divertito a fare questa carrellata, diciamo, dei look che hanno rotto le liturgie sanremesi, pensiamo al 1970, quando si presentano in coppia Adriano Celentano e Claudia Mori, lei con una minigonna cortissima, stivali lunghissimi, giacca aperta, si cominciavano a cambiare il cambio di acconciatura, quindi rompe un po' la liturgia di quella che era stata gli anni 60, l'eleganza, il bon ton, l'eleganza impeccabile, con una canzone, perché poi a Sanremo ovviamente le mode e gli abiti vanno di pari passo alle canzoni che vengono scelte, con una canzone, quella di Celentano Mori, Chi non lavora non fa l'amore, che all'epoca venne contestata da sindacati, politici, proprio perché si diceva che era una canzone crumina, una canzone antisciopero, cioè una canzone che in qualche modo andava contro gli operai e con i padroni, nel lessico ovviamente degli anni 70. Quindi diciamo c'è stato sempre questo rincorrersi, questo felice contaminarsi tra moda e canzoni, tra provocazioni e look, e credo che questo sia il festival, il bello del festival. Quest'anno, devo dire, se dobbiamo giudicare dalla prima serata, non abbiamo visto nulla di tutto questo, perché io credo che abbiamo visto tantissima convenzione e nessun colpo di provocazione o colpo di genio, per ora, poi vediamo. Certo, siamo solo alla prima serata, dobbiamo arrivare fino a sabato, magari qualche sorpresa ce l'avremo cammin facendo. Abbiamo parlato, Antonio, di look, abbiamo parlato di provocazioni, ma poi non ce lo dobbiamo dimenticare, ci sono le canzoni, perché è il Festival della Canzone Italiana. Ricordiamo che ieri, tra l'altro, ha votato solamente la sala stampa e, secondo il giudizio dei giornalisti, in testa c'è la canzone di Marco Mengoni. Ti convince? Ecco, è un testo, una canzone che ti piace, che ti ha colpito, e soprattutto quali altre, ecco, sono le tue canzoni preferite, almeno di questa prima serata. Allora, le canzoni sono un disastro, devo dire in maniera molto. Quello che abbiamo ascoltato è stato un livello bassissimo rispetto alle ultime edizioni del festival, anche alle 3 edizioni precedenti di Amadeus. Adesso un disastro, forse una parola grossa, il primo ascolto dobbiamo andare un po' con i piedi di piombo, però le canzoni anche nei testi, io mi sono un po' divertito a leggiucchiare tutti i testi, e anche lì è il trionfo dell'io, cioè c'è soltanto l'amore che non va bene, le proprie diciamo emozioni, ma non c'è nessuna apertura ad altri problemi, ad altre situazioni, per cui mi sembrano che anche i testi siano molto molto banali, ecco, diceva Mario Luzi, un grande poeta fiorentino, che siamo sommersi di parole, ma manca la parola che spiega, ecco, manca la parola che abbia un senso in questo festival, finora, nelle canzoni, parafrasando appunto un grande della poesia come Mario Luzi. E per quanto riguarda i miei gusti personali, io ho trovato debolissimo il testo di Marco Mengoni, ma bellissima l'interpretazione, ma lui è un grande artista, assolutamente, quindi non ha tradito né l'interpretazione né la voce. Mi aspettavo molto di più da Anna Oxa, perché secondo me era un testo anche lì un po' banale, ma lei non ha saputo neanche interpretarlo all'altezza della sua grandissima fama, perché lei è stata soprattutto una grande interprete negli anni 80 e 90, poi insomma è una veterana del festival perché ha avuto 14 partecipazioni. E mi è piaciuta tantissimo Coma Cose, che racconta anche lì di una storia loro personale, una rottura della relazione l'anno scorso, poi in qualche modo ricomposta, però nulla a che vedere a mio avviso rispetto a Fiamme negli occhi che presentarono nel 2 anni fa. Elodie, anche lei, interpretazione e testo abbastanza debole. Secondo me, dal punto di vista radiofonico, la più convincente è quella dei Cugini di Campagna, il grande classico, Sì, che sono ritornati, si sono messi in gioco. scritta tra l'altro dalla rappresentante di lista. Scritta dalla rappresentante di lista, ben cantata, a mio avviso, con un ritornello che resta, quindi molto radiofonico, che si canticchia anche sotto la doccia. E questo è importante, perché alla fine è importante che il sound, il ritmo resti impresso nella mente, e che quindi, ecco, sia innanzitutto orecchiabile. E non ce ne sono state tantissime, ecco, di canzoni che almeno al primo ascolto danno questa impressione. Ma sai chi anche è un fedele ascoltatore delle canzoni del Festival di Sanremo, ma soprattutto un esegeta dei testi? Il Cardinal Ravasi, che si è espresso naturalmente
Come fa sempre su Twitter, lo leggiamo, ecco, lo vediamo anche inquadrato. Il suo tweet dice: guarderò naturalmente Sanremo e nei prossimi giorni vorrei condividere con voi, come ogni anno, le canzoni che più mi colpiscono. Mi piacerebbe che anche voi faceste lo stesso con me per aiutarmi a comprendere le voci più giovani, magari distanti dal mio orizzonte musicale. Quindi anche c'è questa apertura nei confronti della generazione Z. Mi domando, ecco, cosa avrà pensato il cardinale Ravasi dopo la prima serata. Forse non c'è grandissimo materiale per l'analisi del testo. Ma insomma, dovremmo chiedere a lui, vediamo stasera cosa twitterà. Non mi permetto ovviamente di fare l'esegesi del pensiero del cardinale Ravasi. Sicuramente, come dicevo, i testi sono molto deboli e comunque bisogna guardare sempre con grande attenzione, perché la platea di la stragrande maggioranza dei cantanti in gara sono tutti cantanti giovanissimi, che però hanno delle esperienze importanti, molte volte hanno anche già un successo consolidato. Pensiamo a Ultimo, la cui canzone a me non è piaciuta né la canzone né come l'ha interpretata, però ha già un tour negli stadi sold out, sì. Però è andato a Sanremo perché Sanremo per l'industria discografica è diventato fondamentale, perché su Spotify ci sono dei numeri mostruosi di visualizzazioni, soprattutto da parte della generazione Z, mi verrebbe da dire, soprattutto da parte dei più giovani e non solo. Quindi Sanremo, indipendentemente dal successo, prima si andava a Sanremo per rilanciare l'artista dal punto di vista appunto discografico, quindi avere un appeal per poi vendere l'album, vendere il singolo. Adesso non più, però serve non per rilanciarsi ma per consolidare e comunque, diciamo, farsi essere presente, diciamo, su Spotify, che è la più grande piattaforma ovviamente discografica, e quindi farsi vedere. Io ripeto, i testi mi hanno molto deluso proprio perché c'è questo riflusso nell'io. Se pensiamo alla puntata di ieri, rivedendo il film della puntata di ieri, ci sono stati due momenti in cui in qualche modo si è parlato della situazione internazionale. Poi vabbè, vedremo le polemiche su Zaleski, ma per quello c'è tempo perché sarà sabato. Sì. Sono stati due momenti, dicevo, il ricordo delle vittime del terremoto in Siria e Turchia all'inizio, con il minuto di silenzio che ha voluto Amadeus, e poi la Costituzione, che appunto parlava della nostra Costituzione, il monologo di Benigni, molto efficace, a mio avviso a tratti sanamente retorico, ma giusto che ci sia anche un pizzico di retorica in questi casi. Sono stati gli unici due momenti, diciamo, in cui, come si dice adesso, il noi ha sostituito l'io. Poi per il resto, insomma, è tutto un riflusso del proprio ego, ecco. Ok, abbiamo capito, insomma, che vorresti uno sguardo un pochettino più ampio dal quello che emerge sul palco dell'Ariston. Vedremo se sarà così nelle prossime serate. Ma tornando proprio alla componente musicale, ti volevo anche chiedere questo, perché si è detto moltissimo nel pre-Sanremo di questo mix, ecco, tra millennials e generazione Z, tra artisti naturalmente più famosi e consolidati. Abbiamo citato Marco Mengoni, ci sarà poi l'esibizione di Giorgia, i Cugini di Campagna, che hanno una carriera che oltrepassa i 50 anni. E poi appunto invece le giovani generazioni, abbiamo visto Ariete, Mr. Rain e tanti altri, citato Ultimo. Ecco, questo mix di nuovo e di vecchio ti convince, ti sta convincendo? Allora, devo dire che questo mix che ha inaugurato Amadeus negli anni scorsi ha funzionato. E ha funzionato secondo me per la qualità delle canzoni, per la capacità appunto di arrivare al pubblico. Appunto, anche dopo il primo ascolto c'erano alcune canzoni che restavano, perché poi alla fine il festival, diciamo, dal punto di vista canoro musicale si riduce a quello, alle canzoni che restano nell'orecchio, quindi nella radio, per cui uno anche su YouTube, adesso appunto su Spotify, cerca quella canzone per ascoltarla. Quest'anno il livello delle canzoni è un po' più basso, come ho già detto prima. Però il mix, secondo me, è un mix che è nella tradizione di Amadeus, della direzione artistica di Amadeus, può funzionare. A mio avviso funziona perché anche, diciamo, le vecchie glorie, come possono essere Cugini di Campagna, come può essere Giorgia, persone che appunto artisti che non hanno bisogno di andare a Sanremo, si sono rimessi in gioco forse per andare su Spotify, andare su queste piattaforme e quindi farsi conoscere anche dalla generazione Z, perché non dimentichiamo che il Festival di Sanremo e i dati Auditel che lei
citato prima all'inizio, lo dimostrano, è visto da una platea sempre più vasta, sì. E quindi ovviamente non possiamo pensare che sia un pubblico anziano, comunque un pubblico dei boomers, ma è anche un pubblico della generazione Z, pubblico trasversale. Certo, della generazione Z che è stato avvicinato alla kermesse sanremese, probabilmente anche dal Fanta Sanremo, questo gioco simile al fantacalcio che ha spopolato soprattutto nel 2022, che è stato riproposto naturalmente anche quest'anno, con magari un'invadenza un po' meno significativa sul palco. L'anno scorso abbiamo visto un po' di tutto, ecco, dal saluto alla zia Mara alle flessioni, la cosa è stata un pochino più ridimensionata, ma sicuramente è un qualcosa che contribuisce ad avvicinare i giovani a Sanremo. Sì, assolutamente, perché è un gioco appunto pensato con un'app con, diciamo, sul modello del fantacalcio, che coinvolge, perché appunto uno prende in, in una squadra prende 5 artisti, poi vediamo che cosa faranno con dei punti, eccetera. E ieri sera però abbiamo visto veramente pochissimo, sì, di Fantasanremo, sì. Soltanto Ariete, che Ariete. Ha fatto battere il 5 con Amadeus e Gianni Morandi, che credo che valga 10 punti nel Fantasanremo, se non ricordo, ma comunque, diciamo, rispetto all'anno scorso abbiamo visto zero. Vedremo nelle prossime serate, diciamo, se questo linguaggio in qualche modo, non dimentichiamo che l'anno scorso Dargen D'Amico ha rischiato di farsi squalificare perché ha cambiato il verso di una canzone per il Fantasanremo, certo, della sua canzone durante da Ciao Zio Pino a Ciao Zia Mara, nella serata finale, non dimentichiamo. Quindi ci sono state, diciamo, dei siparietti epici, come ad esempio anche Massimo Ranieri, che diceva papalina per i miei nipoti del Fantasanremo, aveva detto, e quindi insomma c'era stata questa ubriacatura. Quest'anno non l'abbiamo vista, vedremo che cosa succederà. Immagino che comunque è un gioco gettonatissimo, perché anche le dirette su Instagram di Fantasanremo, sì, ieri sono andate stra bene, perché hanno totalizzato milioni di persone sintonizzate. Vero, vero. Antonio, dobbiamo chiudere con la polemica a cui fatto accenno prima, quella relativa a Zelensky. Diciamo che la presenza, la partecipazione del presidente ucraino al Festival di Sanremo è stata via via ridimensionata. Si parlava all'inizio addirittura di una sua presenza fisica, poi di un videomessaggio. Ora sembra, questa è l'ultima versione, che invece nella serata conclusiva Amadeus leggerà semplicemente un testo scritto da Zelensky. Noi abbiamo fatto anche un sondaggio, siamo andati proprio nelle vie del centro per capire un po', ecco, cosa ne pensasse la gente di questa distinzione tra politica e musica. I pareri sono discordanti, c'è chi dice è giusto tenerle separate, c'è chi dice invece è giusto dare spazio ad una questione così importante in un evento di portata internazionale, mondiale. Ecco, tu dove ti schieri? Ma allora, come sempre, diciamo, come ho detto all'inizio, Sanremo è il selfie della nazione, quindi anche la polemica, era ovvio che in questo frullatore dove c'è dentro di tutto entrasse anche un dramma di cui adesso tra poco celebreremo il nostro malgrado il primo anniversario della guerra, che è iniziata a febbraio dell'anno scorso. Quindi io credo che la presenza di Zelensky, anche al di là delle migliori intenzioni, forse la platea del Festival di Sanremo, un contesto comunque, diciamo, leggero, non è proprio la platea più adatta, se pensiamo che è un leader di un paese attaccato, in guerra, per cui con una sofferenza anche, diciamo, assolutamente drammatica, con tutto il dibattito sull'invio delle armi. È vero che nella storia del festival ci sono stati personaggi politici, leader, grandi leader politici, penso a Gorbaciov nel, sì, 99, però era tutt'altro contesto e tutt'altra situazione, perché Gorbaciov arrivò con la moglie Raisa sul palco dell'Ariston dopo aver vinto il Nobel per la pace, per la perestroika e per aver condotto, diciamo, l'Unione Sovietica alla democrazia. Il caso Zelensky, a mio avviso, è un po' diverso, e infatti anche ieri, diciamo, la Russia, in questa ormai guerra mediatica che è diventata la guerra in Ucraina, perché è una guerra mediatica combattuta anche sui social, ha subito risposto con ironia, pensava di vincere con un pezzo rap. Quindi siamo purtroppo, diciamo, anche alla strumentalizzazione da una parte e dall'altra, evidentemente, ma questo contesto si inserisce della partecipazione di Zelensky, con tutte le polemiche che ne sono derivate, che forse si concluderà con un messaggio scritto che leggerà Amadeus sabato sera, si inseriscono nel contesto di una guerra mediatica, di una guerra digitale che ormai è sotto gli occhi di tutti, per cui ci si combatte anche sui social, e questo è un dato di fatto di questa guerra, ed è un dato piuttosto nuovo rispetto ad altre guerre che noi abbiamo vissuto vicino a noi negli anni scorsi.
Sì, assolutamente. Vedremo, insomma, dobbiamo aspettare la serata conclusiva per tirare le somme. Antonio, io ti ringrazio tantissimo per averci regalato la tua analisi di questa prima serata del Festival di Sanremo e ti chiedo uno spoiler per quanto riguarda la tua newsletter, se effettivamente anche la prossima sarà ancora dedicata a questa kermesse musicale oppure no. Beh, un grande classico della mia Sì. newsletter, faremo il Il pagellone finale pagellone. con i voti, diciamo, ai protagonisti e quindi vedremo, insomma, ci divertiremo come sempre. Sarà una sorta di bilancio della settimana sanremese. I promossi e i bocciati, però insomma ti vedo abbastanza critico, quindi cantanti, presentatrici e conduttori, temete i voti e la penna di Antonio Sanfrancesco Fiocchieranno nella. le insufficienze? No, vedremo, Esatto, vedremo, vedremo. vedremo. Magari con il passare delle serate si ammorbidisce. Ti ringrazio ancora per la tua Grazie partecipazione e naturalmente buon lavoro e buon festival perché la kermesse continua.